Bentornati a tutti sul canale. Oggi, in questo video, andiamo a parlare di anonimato e, nello specifico, andremo a parlare di Tor. Andremo a vedere che cos'è, ma soprattutto andremo a vedere come funziona e come utilizzarlo, perché molti di voi pensano che sia un software, uno strumento, un browser che ci dà il 100% di anonimato, quindi il 100% di sicurezza. Ma non è così e a breve lo vedremo. Dunque, Tor è acronimo di The Onion Router. È un navigatore gratuito che permette agli utenti di accedere in modo anonimo al web. Ed è questo qui. Questo tipo di browser, disponibile per qualsiasi sistema operativo, ora siamo in ambiente Windows, ma c'è anche per Linux, c'è anche per Mac e quant'altro. Il suo aspetto è uguale identico a un semplice normale navigatore. Qui abbiamo un motore di ricerca che è DuckDuckGo, ma in realtà indirizza il traffico attraverso vari server situati in tutto il mondo e questo traffico sarà quindi avvolto da una serie di strati di crittografia. Pertanto per questo si chiama cipolla, perché farà dei strati di crittografia come se fossero delle fette di cipolla. La prima cosa che vorrei andare a vedere con voi è dove scaricarlo. Se aprite un semplice browser di tutta la vita, andiamo su Google, mettiamo Download Tor e vediamo che ci porta alla pagina principale, che è questa qui. Questa è la pagina principale e abbiamo già disponibili i download, come dicevo, per Windows, Mac, Linux e anche per Android. Ve ne andate su Download Windows, siete in ambiente Windows e in automatico lui lo va a scaricare qui. Ora io l'ho già scaricato e installato, infatti come vedete questa è l'icona di Tor che ci porta al browser di Tor. Dicevamo che quando utilizzi questo browser ci sono delle grandissime differenze da un browser normale, a cominciare dal motore di ricerca. Eh sì, perché grazie a questo motore di ricerca noi potremo anche accedere alla Deep Web e al Dark Web. Che cos'è Deep Web e Dark Web lo vedremo nel dettaglio in un video dedicato, anche se un pochettino ne andremo a parlare anche qua, perché alla fin dei conti quando si parla di Tor si parla in automatico anche di Deep Web e a volte anche di Dark Web. Come avremo visto tante volte, la Dark Web e la Deep Web viene raffigurata come un iceberg, dove nella parte superficiale abbiamo la web appunto superficiale, che è quella dove navighiamo tutti i giorni utilizzando i vari browser normali, anche i vari motori di ricerca come Google, come Bing, come tanti altri. Ma poi sotto abbiamo la Deep Web e a seguire la Dark Web. La Deep Web ci sarebbe da parlare molto di quando è nata, circa negli anni 60, perché è nata e come si è evoluta, ma andremo in questo video a parlare di Tor, pertanto faremo solamente una piccola introduzione. Successivamente faremo un video proprio dedicato alla Deep Web e al Dark Web, perché è anche molto interessante. Comunque, nella Deep Web, dove appunto possiamo accedere in anonimato con Tor, troveremo anche delle informazioni che naturalmente nella web superficial non troveremo. Perché? Perché andremo a toccare dei database, dei server, dei siti che nei motori di ricerca convenzionali, quali Google, quali Bing, quelli che abbiamo sempre usato da una vita, non riescono a trovare. Spieghiamoci un po' meglio. Quando noi facciamo una ricerca nella web superficiale, quella dove siamo tutti i giorni, andiamo a utilizzare, come detto, Google, per esempio, Bing, quello che siano. Questi motori di ricerca, a seconda di quello che noi ricerchiamo, utilizzano dei crawler o dei spider. E questi spider vanno a ricercare nella rete varie informazioni. Ognuno di questi, per esempio, è un'informazione. Facciamo finta che stiamo cercando, non so, un'informazione su un appartamento, su una cosa medica, stiamo cercando un qualcosa di storico, ossia.
Quindi tramite il nostro motore di ricerca Google o Bing o quello che sia, il classico della superficie del web, va a fare delle ricerche. Ma questi file che va a ricercare questo spider ha accesso solo a determinati file, ma i file sono molti di più e si trovano nella deep web. Naturalmente questo spider dei motori di ricerca classici che noi utilizziamo ogni giorno non può andare a vedere tutti gli altri file, perché ci sono dei database dentro un cloud, o ci sono dei file cifrati, o ci sono, come vedete qui con il segno di Tor, dei file che possono essere raggiunti solamente utilizzando il browser Tor. Per questo si dice che la web normale, quella che usiamo tutti i giorni, è poco meno di un quinto della deep web, dell'internet che c'è sotto e di tutti quanti le informazioni che noi abbiamo. Questo schema lo fa vedere abbastanza bene perché, ripeto, con un Google, con un Bing o con un qualsiasi motore di ricerca normale, per esempio su 5 file, su 6 file, lui riesce a vederne e a riportarcene quando facciamo la ricerca 3. Perché? Perché, come abbiamo detto, per esempio qua sono 6, ma naturalmente questo è un esempio banale, stiamo parlando di miliardi e miliardi di informazioni. Quindi gli altri file non riesce a vederli e nella nostra ricerca non ci escono. Per questo parliamo di Tor. Quindi che cosa potremmo andare a trovare nel Deep Web? Beh, potremmo andare a trovare molte più informazioni libere, non censurate o non presenti nei nostri motori di ricerca classici, perché la maggior parte di queste informazioni della deep web che noi non vediamo con i nostri motori di ricerca normale, perché o il motore di ricerca non ha accesso a queste informazioni oppure lo scarta in automatico. E quindi qui torniamo al discorso di Tor. Per quanto invece riguarda la dark web, lì andiamo a trovare più o meno tutto ciò che è criminale, perché grazie alla sua privacy dovuta al fatto che è ancora più, tra virgolette, complicato entrarci e andare a navigare in quei spazi, ha fatto sì che i cybercriminali prolificassero facendo vendita di armi, vendita di droghe e quant'altro. Però, come detto, non divulghiamo troppo sulla deep web e sulla dark web perché ne faremo un video dedicato, molto dettagliato, che comincerà dagli anni 1960, quando per sbaglio si creò internet. Perché tutto iniziò grazie al provare di creare una rete di comunicazione nascosta, che poi questo rimase come deep web, ma nel frattempo si creò una rete pubblica che poi internet come lo conosciamo adesso. Torniamo a Tor e cominciamo a capire come funziona. Tor, The Onion Router, il router cipolla. Dunque, Tor ci mette a disposizione dei server prima di arrivare al sito web che vogliamo visitare. Questi server vengono anche chiamati nodi o relay. Quando noi navighiamo normalmente, il nostro computer fa una petizione al sito web in questione e questa petizione è molto rapida e veloce e quindi ci apre subito il sito web. Ma questa petizione può rilevare le nostre informazioni come l'IP, la posizione e altro ancora. Quando navighiamo con Tor, non siamo diretti sul sito web, ma passiamo attraverso questi server cifrati. Ogni nodo può vedere solamente da dove proviene e dove va la petizione, però non può vedere tutto il percorso della petizione. Pertanto, le informazioni vengono sezionate come una cipolla, come a cappe, a tappe, fino all'ultimo segmento. Però incluso anche questo nodo non conosce la tua ubicazione originale e nemmeno la tua identità. Quando il sito web risponde, rifà lo stesso percorso fino a tornare a noi. Durante tutto questo processo, la tua identità e la tua ubicazione rimane anonima. Quindi in ogni passo si aggiunge una nuova cappa cifrata e ogni nodo solo decifra una cappa nella rete. Questo significa che nessun nodo individuale sa la tua identità e la sorgente di questa petizione. Questi nodi sono in tutto il mondo e sono mantenuti in piedi da volontari.
Grazie a questo possiamo andare a visitare i siti Onion, ossia tutti quei siti che non sono indicizzati e che non possiamo trovare nei semplici motori di ricerca. Quindi parliamo di dark web e deep web. Pertanto abbiamo detto che il nodo di uscita, l'ultimo nodo, naturalmente vede, cifra, decifrato le informazioni che manda al server. E questo dà da pensare, perché pensiamo un attimo una cosa: se l'operatore del nodo finale riesce a prendere in gestione anche il nodo iniziale, ciò significa che avendo in mano il nodo iniziale e quello finale, riesce a vedere tutto il percorso della petizione e quindi può avere la tua ubicazione e identità. Ed è proprio così che le forze dell'ordine, le forze governative, hanno sgominato dei traffici illeciti che avvenivano nella deep web e nella dark web, perché se una entità, quindi appunto come fanno le forze dell'ordine, riescono a controllare uno o più nodi, riescono a rifare il percorso della petizione e arrivare all'ubicazione e all'identità della persona che ha fatto la petizione al sito. Ora sicuramente la domanda che vi starete facendo è: ma io posso diventare un operatore di nodo della rete di Tor? La risposta è sì. Per farlo naturalmente dovete fare una configurazione e donare la vostra banda, perché verrà utilizzata da coloro che navigheranno in Tor. E naturalmente voi vi starete chiedendo: quindi se io riesco ad essere un operatore dell'ultimo nodo della rete di Tor, potrò vedere delle informazioni? Assolutamente sì, ma questo è altamente sconsigliabile, perché vedrete tutto il traffico in chiaro che verrà inviato nella deep web o nella dark web. Torniamo a noi e facciamo un esempio banale. Qui siamo su un browser normalissimo e sulla ricerca di Google, se facciamo What is my IP? Andiamo sul sito e vediamo che ci dà il nostro IP, che è 62.57.165.70. Io mi trovo a Barcellona, infatti dice sito Barcellona, nella regione di Catalogna, Spagna. Ma adesso che succede se lo facciamo su Tor? Andiamo a cercare What is my IP qui. Naturalmente è molto più lento. Andiamo sullo stesso sito e vediamo che il mio IP qui è decisamente differente. Il mio IP qui è un 192.42.116.168 e la mia ubicazione è a Bartlett, Illinois, USA. Direi veramente differente dall'ubicazione che ci ha dato il Google. Quindi questo è quello che ci rende anonimo su Tor. IP è posizione reale su un sito web normale e su Tor IP diverso e ubicazione diversa. Ok, questo video per Tor termina qui. Naturalmente abbiamo parlato di deep web e dark web in una maniera molto molto superficiale, pertanto nel prossimo video ci andremo a concentrare su che cos'è la deep web e la dark web, come ci si entra e cosa ci troviamo dentro. Faremo un video dedicato solamente a questo. Però per oggi è tutto, io vi saluto, ci vediamo alla prossima.